Bene, benvenuti su un nuovo video di Dragon Ball Legend e penso sia giunto il momento di andare a provare questo PvP che ancora non ho mai provato, se non qualche combattimento con compagni di legione. Quindi armiamoci di tè e tanta pazienza e andiamolo a provare. Per il momento tengo l'audio del gioco disattivato perché mi è capitato in altri video che con la musichetta del gioco mi arrivano gli strike da Google. Con le autorizzazioni, quindi lo attiverò magari dopo durante il combattimento. E allora, purtroppo il mio unico dubbio, cioè il motivo per la quale ho perso tanto tempo a iniziare a fare un po' di PvP, è perché, come accennavo, se avete visto dei video di allenamento e cose varie, giocando dal computer non riesco a fare il movimento laterale con il giocatore, quindi è un grosso handicap perché mi servirebbe per poter schivare le blast senza dover ricorrere per forza al teletrasporto. Ed è un problema, però non sono riuscito a risolverlo in nessuna maniera per il momento e quindi per ora pazienza, vediamo. Riattiviamo la musica? No, sembra ancora quella del menu principale. E allora, rating match e training battle, che è l'unica che ho fatto. Il rating, no, il rating l'ho fatto una volta, infatti credo di aver fatto una partita, però erano tutti livello 1000, non so perché. Perché friend battle? No, rating match, vediamo. Per ora non leggiamo nulla, buttiamoci a capofitto e vediamo un po' che succede. Io voglio attivare però l'audio. E usiamo subito la mia formazione, diciamo, migliore. Non è che ci abbia smanettato più di tanto. Ecco, quindi già subito il mio avversario, come in Sensei Awakening, mi sfoggia Gogeta, Broly e il fantastico Freezer. Io ancora non ricordo i colori a memoria, quindi per il prossimo incontro mi metterò davanti un'immagine che mi ricorda i colori. Vediamo un po'. Nduccio Li, il famosissimo Nduccio Li. Tra l'altro, a me scoccia da morire andarmi a leggere tutte le descrizioni dei personaggi e quindi non li so usare. Ok. Ottimo. Pensavo peggio. Allora, come funziona? Ah, mi sblocca pure delle cose degli eventi. Perfetto. Win 45, rating points. Va bene. RP rating points sarà 45, non so da che cosa esce. Va bene. Ah, mi dà pure delle ricompense, ottimo. Ok. Il rank mi sembra di capire che si parte dall'1 e il numero diventa più alto salendo, quindi battle rank 2. Ok. L'RP forse serve per trovare dei ho dei combattenti diciamo di livello uguale. Allora, un attimo che mi apro l'immagine dei colori. Me la metto qua accanto. Perfetto, nel frattempo continuiamo con la seconda. E allora, vediamo un po'.
Usiamo sempre questi giocatori, quindi Gogeta dovrei usarne uno rosso, quindi rosso contro Gogeta. Gogeta vabbè, lo metto a prescindere. E contro il blu mi serve un verde, quindi metterò questi tre. Ok. Quindi contro il suo Gogeta io devo usare il mio Gogeta rosso. Poi una volta in game ci sono le freccettine che mi stanno a indicare per fortuna. Cioè, se non c'erano queste freccette ero proprio nel panico totale. Ancora non sono bravo a utilizzare Gogeta nel fermare le combo. Quindi da quello che ho capito devo fare lo scambio facendo entrare Gogeta quando il personaggio mi sta correndo addosso per darmi dei pugni. Quindi quello è il momento in cui mi sembra di aver capito, devo attivare il rientro in campo di Gogeta. Vediamo, è l'unico per ora di questo team che mi blocca delle combo, mi sembra. Ok. Me le pio, non sembra farmi abbastanza male. Quindi va bene così. Questo dovrebbe recuperare un po' di vita. La facciamo entrare Mia Khalifa. Perfetto. Ok. Ok, come inizio non c'è male, però non mi devo gasare più di tanto perché ovviamente sono i primi incontri, quindi troverò gente un po' scarsina. Allora, più che altro mi incuriosisce il momento in cui inizierò a trovare le bestie del gioco. Però almeno l'inizio è soft. Allora, rank 3. Continuiamo. Proviamo a questo punto, visto che c'è un attimo di calma e la gente ancora non è fortissima, a cambiare team. Allora, questo è il mio Fusion. Proviamo il mio team femminelle. Così usiamo un pochettino C21 nelle sue due forme che ho, perché quella dell'ultimo ban non l'ho presa. Allora, mi metto l'immagine dei colori. Allora, contro il giallo, il rosso. Come livello 1000? Ah, mi ha abbassato i livelli. Il suo Broly blu, mi serve il verde, rosso, blu. Ok, va bene, metto lei viola. Viola però si fa male col giallo, va bene, ok, niente, li possiamo usare stando attenti, va bene. Quindi contro il suo Broly, il Broly era blu, devo usare Mia Khalifa, va bene. Qua gli incontri sono, almeno per il momento, molto più veloci di quelli di Sensei. A Sensei in mezz'oretta di video faccio tipo 3-4 incontri, mi sembra. Qua già abbiamo fatti un bel po' velocissimi. È fermo. Perché ho cambiato con Cimento? Fermo, non si muove. Vabbè, ci vado un pochettino con tranquillità. Ma quella mossa forse ha un range molto basso. Vabbè,
Va bene. Forse non era il caso di registrare questi incontri, però vabbè. Non sono molto forse entusiasmanti. Magari ne facciamo un paio di altri, tanto visto che sono proprio i primi, e poi magari metterò. Vediamo come li possiamo impostare. Ecco, vi faccio vedere un pochettino i team. Lo riutilizzo questo perché non ho nemmeno cambiato con C21. Non uso C18 in combattimento perché non ho il suo Zenkai. Ai. Attenzione, mi serve il giallo. Ma io non posso cambiare più team. Vabbè, il viola contro il verde, lui c'ha il viola, mi servirebbe un giallo, niente, no, è il team sbagliato, va bene. È il team sbagliato. Dai che questa la perdiamo, c'è pure Goku ultra istinto, ma che ne so, il mio rivale si chiama ma che ne so. Ottimo. Ci ha riflettuto molto per il suo nickname. Vai. Mettiamoci 21. Ah. Stavolta le prendiamo. Cavolo, sta morendo. Goku schiva tutto. Ma sta mossa non serve. Rising, teniamocelo. Vediamo. Preso. Diciamo che non l'ho fatta correttamente. Però stava morendo, quindi oro mai più. Ancora. Ok, dai, è stato un pochino già più combattuta, bella. Bella, bella, questo mi è piaciuto. Facciamo l'ultima, così vi faccio vedere il mio team rival. Ah, sempre lo stesso equip. Rank 5. Allora, rank 5, l'RP sta salendo. Cosa mi dà questa informazione? Vediamo che apre. Ah, il top. Quindi, ok, Battle Rank, l'ultimo è 50. In base all'RP. Perfetto.
l'ultimo è 50, noi siamo appena 5. Poi vediamo di capire questi premi quando me li dà. Del rank 1-19, però ogni quanto me li dà. Boh. E allora, femminelle, Saiyan, è un team un po' così, non mi convince tanto. Ah, c'ho l'Enegevil, carino per Frieza. Rival, ok, facciamo una per tutti e poi chiudiamo. Questo è il team Rival Universe, mi sembra che è il nome intero. Non mi ricordo. Rival qualcosa. Quindi abbiamo tutta la squadra della giustizia, tutta targata Dragon Ball Super, questo team. Allora, contro Califa mi servirebbe il viola. Suo rosso mi serve il blu. Il suo blu mi serve il verde che non ho. Ah no, verde, quindi si gira. Vabbè, vediamo così. Tanto alla fine c'è cioè, i colori. Io nelle mie formazioni ho tre giocatori giusti giusti che riescono a giocare. Forse ne ho solo una dove ho quattro giocatori e posso davvero fare una scelta. Cioè nel Team Fusion che ho Gogeta rosso, oppure posso usare Vegito che è blu. Mi pare che sia blu. Tutti gli altri ci arrivo a malapena. Nel Rival potrei usare il lupo, ma è pure rosso come il coniglio, quindi non conoscendo bene tutte le descrizioni dei giocatori, non per quanto riguarda i colori, comunque sono tutti e due rossi e non ho motivo di cambiarli. Allora inizio sempre con queste palline, così se lo piglio continuo. Dopo che le uso tutte, carico un po'. Perfetto, il primo è andato. Facciamo entrare il gira. Ah, sembrava che l'avevo fermato. Per fortuna il gira non si sta facendo niente. Fantastico. Quindi noi possiamo. Va bene. Appena finisci, continuiamo noi, ok? Cambiamo con topo. Ah, peccato, ho sprecato la super per Gogeta. Va bene. Era già morto. Ci sto andando un pochino rilassato perché vedo che non mi sta facendo nulla. Voglio fargli fare una combo per mettermi Jiren. Vediamo. Vediamo se lo ferma. Sì, fantastico. Che bella sta animazione, fantastica. Bravo, non me l'aspettavo. Però ormai, cioè, non. Mamma mia, 990. Ah, non ci arrivo a fargli il Rising. Vabbè. Carina, mi è riuscito lo stop di Jiren, che è stupendo. Ok, Team Rival l'avete visto. Forse non ne ho più. Ah, l'ultimo da provare è l'Enage Evil. Proviamo questo e chiudiamo. Così siamo 20 minutini. Perfetto. Qua tutto rosso, quindi o lava o la spacca. Sono tutti rossi. L'avevo fatto questo team per affrontare qualcosa, qualche evento dove servivano i rossi per fronteggiare il nemico di turno, però non mi ricordo. Quindi non è adatta per un PvP, un unico colore, immagino non sia una cosa buona. Hitmark.
procediamo per quest'ultima. Comunque vedo che le persone iniziano a giocare con personaggi ben più scarsi dei miei. Che ho fatto io questa mossa? Non mi ricordo. Penso non ci saranno problemi qua, allora mettiamo Freeza in campo. Vediamo se la schiva. Avrei voluto usare la mossa speciale di Freeza che fa lo stun, però vabbè, la paralisi, non c'è stato il tempo. Va bene. Come inizio non c'è male, mi ha illuso di essere in grado di affrontare il PvP. Allora, rank 7. Ok. Ah, quindi quando si arriva a un rank per la prima volta ti dà delle gemme, ho visto, del CC, perfetto, là lo faremo più spesso. Per questo PvP è tutto, ci vediamo. Faremo anche del PvP su Sensei adesso per questa stagione, se entriamo nella 18ª, mi sembra, da forse oggi, quindi vediamo se li registro oggi stesso. Ci vediamo comunque alla prossima, ciao!